Sì, ha detto bene, la ringrazio. Abbiamo fatto una grande prestazione intanto perché siamo venuti in un campo difficilissimo contro una grande squadra, con ottimi videogiocatori e con un bravo allenatore che è una squadra organizzata. Sapevamo che non era facile, la partita era preparata così, abbiamo fatto un primo tempo bello, dove sapevamo che potevamo concedere la superiorità numerica sulle fasce, concedendo qualche cross, ma avendo la possibilità di ripartire e far male, l'abbiamo avuta due o tre volte e siamo andati vicini al gol. Chiaramente nel secondo tempo è un po' complicata la situazione perché rimanendo in 10 contro questa lì non era facile, abbiamo dovuto abbassarci un po' di più, siamo riusciti a ripartire meno. Anche lì devo dire che a livello di occasioni non ne abbiamo concesse molte, anzi forse una, su un mezzo errore in area, qualche cross ed era una partita che avremmo meritato di portare a casa se non per altro per quello che abbiamo fatto in 10 e nel contesto di 90 minuti. È chiaro che il predominio, il possesso palla è stato maggiormente da parte dell'Avellino. Non siamo ancora in una condizione ottimale, quindi questo ci ha permesso nelle nostre ripartenze di ripartire un po' meno e con poca brillantezza, anche secondo tempo gli ultimi 10 minuti abbiamo avuto un 2 contro 1 a favore nostro che poteva essere sfruttato meglio e potevamo far male. Abbiamo tanti giocatori che sono arrivati da poco, da 7, 8, 9 giorni, quindi gli manca ancora l'allenamento con la squadra nelle gambe, quindi niente. Prendiamo con atto, cioè ripartiamo dalla buona prestazione, dalla determinazione, dalla rigazione che abbiamo avuto oggi e pensiamo alla prossima. La vera prova Vercelli è quella di tutti e due i tempi, poi è normale che lei dice questo ed ha fondamentalmente anche ragione, però a volte nello sfavorire l'Avellino, noi quando siamo rimasti in 10 comunque avevamo tre giocatori in campo che c'erano 7 giorni di allenamento e quindi la brillantezza poi per nel ripartire non potevi far male come poteva Un far male il primo investimento tempo. Quindi io importante. avrei preferito giocare 11 contro 11. Io sì, però si ricordi che l'Avellino è una squadra quadrata, è una squadra che ha forza, è una squadra che ha volontà, è una squadra che ha delle individualità importanti e c'è un grande allenatore. A volte c'è da dire che quando si parla di un Avellino che non ha giocato bene, ha fatto fatica, può darsi anche che ci sia un piccolo merito della squadra avversaria che ha interpretato bene la partita per come l'ha disputata e quindi ha messo nelle condizioni l'Avellino di non ripartire nella sua arma migliore, di non giocare in velocità dandogli campo e nel rischiare di 11 contro 11 di poter prendere gol in fase di ripartenza. Quindi io penso che ci sia anche un po', insomma, di merito nella Pro Vercelli. Se l'Avellino oggi non è stato brillante come l'avete visto l'anno scorso o come l'avete visto in Coppa Italia Bari. Gli episodi non portano a niente. Io ritengo, senza nessun tipo di lamentela che va al di là, perché tanto se partiamo già la prima giornata, ritengo che forse l'episodio dell'espulsione di Ardizzone mi sembra alquanto affrettata. È abbastanza ingiustificata, però l'accettiamo e sull'episodio comunque anche lì della punizione penso che è una punizione che si può anche non dare. Poi detto questo, è una punizione che purtroppo ci abbiamo preso gol, magari sono passi inosservati. Un'altra cosa che mi viene da dire, poi finisce lì perché tanto dobbiamo dare anche meriti agli avversari se hanno vinto, è una punizione che avevamo a 7 metri al limite dell'area primo tempo, ci ha dato un vantaggio di non so che cosa con un uomo nostro girato di spalle. Noi abbiamo diversi giocatori comunque che calciano bene, ma preferisco che se c'è punizione me la fischia su Ardizzone piuttosto che darmi un vantaggio su un uomo girato di spalle verso la nostra metà campo. Detto questo, noi ci guardiamo in casa nostra, quindi prendiamo con atto che chiaramente perdere non è mai bello. Secondo me abbiamo fatto per come stavamo fisicamente, possiamo solo che migliorare una discreta prestazione che dobbiamo sicuramente migliorare. Facciamo i complimenti comunque all'Avellino che ha vinto.